è tra le figure più note e amate dell'arte contemporanea. Le sue macchie di colore e i suoi contrasti cromatici, rappresentati su tele grandi fino a rasentare i 3 metri di altezza, invitano l'osservatore ad entrare dentro l'opera e a vivere la stessa emozione ed esperienza religiosa vissuta dall'artista durante la sua realizzazione. Al modo unico con cui Mark Rothko ha raccontato la forza emotiva della luce e del colore e a come le sue opere siano un confronto con l'assoluto, è dedicato il 6° episodio di Arte tra passato e presente, una miniserie di Ipertesti, il podcast della Civiltà Cattolica. Dipingere un quadro di dimensioni ridotte vuol dire considerare un'esperienza attraverso uno stetoscopio o una lente riducente. In qualunque modo dipingete un quadro di dimensioni più grandi, ci siete dentro. I dipinti di grande formato vi mettono al loro interno. Sono le parole di uno degli esponenti più amati dell'arte contemporanea, le cui tele sembrano muri luminosi per le dimensioni generose e per le famose macchie di colore che coinvolgono lo spettatore in una esperienza emozionante e introspettiva. Stiamo parlando di Mark Rothko, considerato uno dei principali esponenti dell'espressionismo astratto, un movimento che ha rivoluzionato la scena artistica americana nel dopoguerra. Nato nel 1903 da una famiglia ebrea nell'attuale Lettonia, con il nome di Markus Rotkowitz, venne educato alla scuola ebraica fino a quando, all'età di 10 anni, la sua famiglia lasciò la Russia per emigrare negli Stati Uniti. Il piccolo Markus, che nel 1914 restò orfano del padre, si adattò a vendere giornali agli angoli delle strade e a lavorare nella fabbrica dello zio. Diplomatosi nel 1921, si trasferì a New York, dove, per puro caso, scoprì l'arte come il suo vero talento. La sua prima partecipazione ad una mostra è del 1928 e dall'anno successivo iniziò ad insegnare presso il Brooklyn Jewish Center. La stagione dell'insegnamento incide profondamente sull'animo di Rothko. L'esperienza che compie in classe lo illumina e lo fa riflettere. Guardando le produzioni dei suoi giovanissimi alunni, si rende conto che la pittura è un linguaggio naturale, quanto il canto è la parola, e che i dipinti dei bambini risultano freschi, vividi e differenti, tanto da definirli vere e proprie opere d'arte. Questi bambini, scrive l'artista, hanno idee spesso acute, che esprimono con vivacità e stupore, riuscendo a trasmetterci quello che provano. L'evoluzione artistica di Rothko lo vede però inizialmente impegnato in rappresentazioni urbane che evocano non la freschezza del reale, ma spazi angusti e solitudini, come quelli della metropolitana. Sopravvive la rappresentazione della figura umana, ma appiattita e bidimensionale. Con gli anni 40, la rappresentazione dell'uomo scompare per lasciare il posto a motivi mitologici e surreali. In Rothko, tuttavia, c'è una passione per la realtà materiale del mondo e la sostanza delle cose. E nel 1946 comincia a dipingere ciò che la critica ha voluto definire multiforms, ovvero macchie di colore che sembrano sorgere dall'interno dei dipinti e che si incontrano senza soluzione di continuità. Le tele sembrano animarsi e comunicare ciò che Rothko ha definito plasticity, ottenuta in pittura per mezzo di una sensazione di movimento sia all'interno della tela, sia al di fuori, dallo spazio anteriore verso la superficie. L'artista invita così lo spettatore ad intraprendere un'escursione nel mondo della tela. Questi deve muoversi insieme alle forme dell'artista, dentro e fuori, sopra e sotto,
in diagonale e in orizzontale. Deve girare attorno alle sfere, passare attraverso i tunnel, planare sui pendii, effettuare a volte una prodezza aerea per volare da un punto all'altro, attratto da un'irresistibile calamita attraverso lo spazio. Tutto questo movimento coinvolge lo spettatore. È come se l'esigenza profonda fosse il superamento radicale della solitudine e la tela ricominciasse a respirare e a tendere ancora le proprie braccia. Questo respiro ha una dimensione drammatica. Non è puro movimento di forme astratte. Le zone di superficie pittorica, cioè le macchie, per Rothko hanno la concretezza pulsante di carne e ossa, la ricettività di gioia o dolore. Sono gli attori di un dramma teatrale in grado di recitare in modo drammatico, senza imbarazzo, e di eseguire gesti senza vergogna. Una delle esigenze fondamentali di Rothko, infatti, è quella di concepire il quadro come esperienza che lo spettatore è chiamato a compiere in prima persona, senza altre mediazioni. Un quadro vive in compagnia, scrive, dilatandosi e ravvivandosi nello sguardo di un visitatore sensibile. Rothko non prevede mediazioni critiche tra opera e spettatore e neanche lunghe spiegazioni. La comprensione dei suoi dipinti deve essere il frutto di un'esperienza consumata tra il quadro e l'osservatore. Il riconoscimento dell'arte è un autentico matrimonio di spiriti. E nell'arte, come nel matrimonio, la mancata consumazione è una condizione per l'annullamento. Tra il 1949 e i primi anni 50, nelle tele di Rothko comincia a delinearsi una disposizione orizzontale parallela tra le macchie di colore. Le tele sono grandi fino a rasentare i 3 metri di altezza. Rothko non prevede alternative. Per fare l'esperienza di un quadro, bisogna entrarci dentro. Affacciarsi sul panorama che dispiega, e niente può sostituire questa immediatezza. Descrivere questi muri luminosi è impossibile, e lo stesso Rothko postula tale impossibilità. La pittura dell'artista genera non riflessione, ma esperienza. L'artista statunitense ha abbracciato in modo esclusivo la forza emotiva della luce e del colore. Lo comprende bene, ad esempio, l'osservatore che contempla un quadro come Orange and Yellow, del 1956. Rothko non è interessato alla rappresentazione, al contrario, crea la possibilità di una epifania che si compie in quel luogo soggettivo nel quale la luce ci colpisce. Rothko non è, come potrebbe apparire, un pittore interessato semplicemente ai rapporti tra forma e colore. Il suo interesse è più profondo. Sono interessato solo ad esprimere emozioni umane fondamentali, la tragedia, l'estasi, l'estinzione e via di seguito, afferma in un'intervista. E il fatto che molte persone piangano quando si trovano di fronte ai miei dipinti è una prova che comunico queste emozioni umane fondamentali. Si comprende bene, dunque, come tutta l'attenzione di Rothko non si diriga verso l'espressione di sé, dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti o delle sue idee, ma verso la creazione di uno spazio di visione di cui artista e spettatore siano entrambi partecipi. Per Rothko, l'opera d'arte ha la vocazione ad essere non un messaggio, ma una finestra sulla realtà. L'artista è colui che ha il dono di aprire questa finestra sul mondo, lì dove prima c'era un muro. Dal 1958 in poi, sono tante le opere realizzate da Rothko per diversi committenti.
dai Seagram Murals che avrebbero dovuto decorare uno spazio nel Seagram Building di Park Avenue a New York, che lo stesso Rothko rinunciò a consegnare anche se già pronte, agli Harvard Murals, che dipinse per l'Holyoke Center, nella prestigiosa università. Infine, una coppia di abbienti collezionisti di Houston, nel 1965, gli commissionò alcuni dipinti per una cappella da realizzare nell'Università Cattolica di St. Thomas. L'opera è quella oggi ben nota come la Rothko Chapel, di cui l'artista fu entusiasta. A Rothko fu garantita la possibilità di occuparsi dell'architettura dell'edificio. Egli scelse una pianta ottagonale, capace di ricordare un fonte battesimale, in modo da collocare i dipinti attorno alla persona che entra nello spazio sacro. Per la prima volta, sono quadri monocromi. Al centro un trittico in una tonalità marrone. Da questa tonalità ombrosa si staccano sfumature che vanno dall'indaco al cremisi, fino a diventare vellutati poemi della notte. Pur usando colori cupi, sembrano misteriosamente risplendere dall'interno. La Rothko Chapel è diventata uno spazio interreligioso ed è attiva come tale, è pensata non come uno spazio espositivo, ma come spazio di culto. È un luogo dove l'esperienza artistica e quella contemplativa restano in piena tensione. Nel 1964, Rothko inaugura la pittura monocroma con i cosiddetti Black Form Paintings, nei quali un'unica superficie di forma tendenzialmente quadrata fluttua su un fondo dalla tinta unita. Tra il 1969 e il 1970, Rothko approfondisce ed estremizza l'uso di colori più cupi. Qui la bipartizione orizzontale è perfetta, la metà inferiore è grigia, quella superiore nera o marrone. Lungo la linea di separazione tra i due colori, l'orizzonte si increspa come ad esprimere una forte tensione tra le due aree. Il 25 maggio del 1970, Rothko venne trovato riverso sul pavimento tra il bagno e la cucina, con i polsi tagliati da una lama. Varie, soprattutto di carattere affettivo, le cause di una depressione che lo serrò negli ultimi mesi di vita e soprattutto non si riprese dal divorzio vissuto qualche mese prima. Al di là di ogni giudizio di ordine biografico, è come se avvertissimo che Rothko si sia confrontato con il negativo della luce e del colore a cui aveva dedicato l'esistenza. Si è teso fino a trovare la luce nel nero, ma a questo punto è come se si fosse aperto un abisso che non avrebbe potuto avere che due esiti, Dio o il nulla. In questo senso l'opera di Rothko resta un confronto con l'assoluto ed è religiosa in radice, nel senso che è icona della finitezza tesa all'estremo. Una notte oscura che si è rivelata fatale. Sono due personaggi contemporanei i cui destini sembrano essere incrociati sin dall'anno della loro nascita, il 1483. Entrambe figure di spicco del Rinascimento e della Riforma protestante hanno influenzato profondamente la cultura e la società del loro tempo. Si tratta di Raffaello Sanzio e Martin Lutero, due nomi che lasceranno un segno indelebile in un periodo caratterizzato da enormi cambiamenti culturali e artistici, ma anche religiosi e scientifici. Al rapporto tra queste due figure è dedicato il settimo episodio di Arte tra passato e presente, una miniserie di Ipertesti, il podcast della Civiltà Cattolica.